Si è concluso il torneo delle Riviere, la kermesse in quel di Alba Adriatica ha visto due scuole calcio irpine contendersi il trofeo nella categoria nati nel 2011. A sfidarsi l'Asso Calcio Avellino di Nicola Dionisio e allenata dal duo Spiezia Fusco e la SD Baronia. È stata una domenica importante per i bianconeri avellinesi che si sono dovuti guadagnare l'accesso alla finalissima dopo tante sofferenze. La vittoria contro i romani del Riano Flaminio ha consacrato i ragazzini irpini che con il gol del solito Amedeo Malet, prospetto molto interessante, hanno poi atteso la vincente della SD Baronia e Cristo Re. La finalissima si è giocata davanti a una cornice di pubblico davvero invidiabile, allo Stadio Vallese presente almeno 300 spettatori. La gara vede l'Asso Avellino Calcio rifilare un pocherissimo all'SD Baronia, che tramortita deve arrendersi alle grandi giocate dei bianconeri, ma onore e merito agli avversari che anche sotto diverse reti hanno creato tantissime occasioni regalando anche diversi colpi interessanti. Per la cronaca in gol Giovanni Frangione con una doppietta, poi gloria anche per Federico Potenza e due reti per Andrea Corrado. I protagonisti che si sono portati a casa la coppa denominata Vibrata Cup Alba Adriatica sono il portiere Leonardo Di Dio, Andrea Corrado, Giovanni Frangione, Francesco Galluzzo, Amedeo Malet, Federico Potenza e poi Genovese, Ferrara, Nittoli, Dionetti, i fratelli Frisiello, Santoro e Dolgi.